Nel segno di Papa Wojtyla, ma anche in quello di Franco Mazzalupi, la quinta edizione della Clericus Cup non poteva che aprirsi anche con un omaggio allo storico presidente del CSI di Roma, da poco scomparso. Gli obiettivi sono gli stessi di sempre, quelli che Franco ha sempre voluto portare avanti. Il CSI, in particolare a Roma, sotto la guida di Franco, è cresciuto moltissimo e si è radicato fortemente nelle parrocchie. Uno dei nostri obiettivi è quello di continuare in questo lavoro negli oratori, nelle parrocchie di Roma e di tutta la provincia, per portare avanti un modello di sport che sia un modello di sport educativo. E sul campo il campionato vaticano si è aperto proprio come si era chiuso quello precedente, ancora nel segno dei campioni in carica del Redentoris Mater, che si confermano nuovamente tra i mattatori del torneo. Nella partita inaugurale i detentori del titolo in maglia blu e gialla le hanno letteralmente suonate al malcapitato Collegio San Paolo, travolto da una vera pioggia di gol nella prima gara del girone A disputata sul campo principale dell'Oratorio San Pietro. 7-0 il risultato finale per il Red Mat, che non ha mai rischiato nulla in una partita che quasi sembrava già decisa prima che cominciasse. Sull'altro campo, in contemporanea, è andato in scena il match inaugurale del girone B tra il collegio brasiliano, maglia gialla, e North American Martyrs, maglia blu scura. In tutta la partita nessuna delle due squadre è riuscita a dimostrare di essere superiore all'altra e dunque il pareggio per 1-1 con il quale si sono chiusi i tempi regolamentari risulta una logica conseguenza dell'equilibrio visto in campo. Per decretare un vincitore ci sono voluti dunque i calci di rigore, dal dischetto l'hanno spuntata gli americani. Nella seconda partita, valida per il primo turno del girone B di questa Clericus Cup 2011, c'era molta curiosità per il debutto nella competizione dell'Angelicum, matricola assoluta alla prima vera esperienza. Qualcuno lo aveva detto che giocavano bene e così è stato. Nella partita contro il collegio Sant'Anselmo, l'Angelicum in maglia blu ha dimostrato di essere una compagine di tutto rispetto. 4-0 risultato finale, con un messaggio rivolto a tutti: attenzione a questa squadra. Nell'ultima partita, a chiusura di questa prima giornata, si sono affrontati i vincitori del titolo 2008 del Mater Ecclesiae, maglia bianca, e il pontificio seminario gallico, da sempre Cenerentola del torneo. Risultato scontato, ma solo sulla carta. Il Mater Ecclesiae, pur avendo dalla sua parte tutti i favori del pronostico, ha dovuto faticare come per avere ragione dei francesi. Il 4-3 finale ne è la dimostrazione.